De niños ni es cosa de viejos, el deporte rey es corazón de obrero, no es solo un balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría, no queda obsoleto desde la Pangea, de quién habrá sido esta super idea, 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros, el calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día, vio la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Siento en mi salón, no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre, estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol.
gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Buonasera a tutti, abbiamo sentito un brutto suono. Club de Football, RadioRomaFutura.it. Buon anni a Totom per quelli che ci ascoltano da Barcellona. Caro Pampa, sono tanti, cominciano a essere tanti. Specialmente anche i numeri della Pegna Blaugrana a Roma, ma questa è Club de Football. Un saluto al Federico Pampa Sozio da Radio Roma Futura. Buonasera Maxi, buonasera a te, a tutti i nostri ascoltatori e ovviamente anche agli amici della Pegna Blaugrana Roma, oltre a tutti i nostri ascoltatori di Club de Football Friday Night, anche questa sera qua presenti.
e anche il nostro, è tornato dall'Interrail italiano, tornato, il nostro Davide Moroni. Lo sentiamo, eccoci qua, ecco. È lui. Ha rotto qualche vetro dall'acquario. Dall'acquario. C'è tornato. Moro, ci sei? Ci sono. Eccovi qua, sono tornato finalmente, contento di essere qua. E saluto tutti quanti quelli che ci ascoltano. Ti hai fatto già i saluti, no? In spagnolo, facciamoli pure, che ne so, in inglese. In inglese, no, perché poi la settimana prossima abbiamo anche collegamento da Manchester. Sì, scusa, sì. Infatti, good evening. From Radio Roma Futura. Perché sì, mio cugino non potrà questa settimana, ma vuole farla la prossima con più calma. Certo. E anche commentando il derby, no, che ci sarà di Manchester, che lui è inviato proprio in loco. Quindi poi si è subito il derby perso la settimana scorsa. Il Newcastle ha perso il derby a Sunderland. Il derby, esatto. No, tu non c'eri, stai facendo l'Interrail. No, stavi a Pasqua. Stai mangiando, a Pasqua facevi l'Interrail, sì, no? Sì, anche foto mentre mangiava, quindi. Esattamente, va bene. Moroni Davide c'è, Maxi Morgante c'è, già vi ha salutato. Davide Di Cosmo, ma ci sarà, punto interrogativo. Sta ancora a completare gli schemini, no? Secondo me ancora sta mangiando l'abbacchio al forno con le patate. Lo sta ancora digerendo, sì. Senti, diamo un po' di risultati in diretta di questa sera, Maxi. Vai. Allora, partiamo da casa nostra, perché in Serie B stasera Vicenza-Avellino stanno al 70esimo 1-0 per il Vicenza col gol di Cocco al 37esimo. Passiamo invece agli altri campionati, perché in Francia, nella Ligue 1, il Monaco sta vincendo in trasferta 2-0 sul campo del Rennes. E quindi poi andiamo in Bundesliga, 0-0 Hannover contro l'Hertha Berlino al 67esimo, mentre è finale giocata alle ore 20 in Olanda, l'Eredivisie, il PSV Eindhoven vince 3-1 in casa contro il Zwolle, quindi bel risultato del PSV Eindhoven. E intanto poi domani tutti gli altri campionati, lasciamo appunto la parola al nostro Maxi. Allora, domani cominciamo dalla Bundesliga alle ore 15:30, Bayern Monaco Eintracht Francoforte, Mainz Bayer Leverkusen, Mönchengladbach Borussia Dortmund, la sfida tra i due Borussia, Paderborn Augsburg, Schalke 04 Wolfsburg, e poi alle 18:30 c'è Hamburgo Wolfsburg. Premier League 13:45, Swansea Everton, alle 16 c'è Southampton Hull City, Sunderland Crystal Palace, Tottenham Hotspur Aston Villa, West Bromwich Albion Leicester, West Ham Stoke, e poi c'è Burnley Arsenal alle 18:30. In Serie A in Italia alle 18 si comincia da Marassi, Genova Cagliari, poi insieme Parma Juventus, dal Tardini alle 20:45 dal Bentegodi Verona Inter. La Liga de España si parte alle 16 dal Santiago Bernabéu de Madrid, Real de Madrid Eibar, piena di polemiche, poi diremo perché. Alle 18 dalla Rosaleda di Malaga, Malaga Atletico de Madrid. Alle 20 il big match della giornata al Sanchez Pizjuan di Siviglia. Siviglia che non perde da un anno in casa e incontra la capolista Football Club Barcelona. Alle 22 Almeria Granada e poi insieme da Vigo Celta Vigo Rayo Vallecano. E il domingo 12 di aprile scenderanno in campo per la Ligue 1 alle 14 il Saint-Étienne con Nantes, poi tutte alle 17 Vianne Lille, Lens Lorient, Reims Nizza, Rennes Guingamp, Tolosa Montpellier, e poi il big match della giornata alle 21 Bordeaux Marsiglia. In Bundesliga alle 15:30 c'è Colonia Hoffenheim, alle 17:30 Stoccarda Werder Brema, uno scontro salvezza. Per la Premier 14:30 Queens Park Rangers Chelsea al Lotus Road, derby di Londra, e poi il Moro si tiene fermo sulla sua sedia, perché alle 17 dall'Old Trafford c'è il big match di questa giornata di Premier League, il derby di Manchester, Man United contro Man City. Italia 12:30 Cesena Chievo, le 15 Atalanta Sassuolo, Lazio Empoli, Napoli Fiorentina, Torino Roma, Udinese Palermo. Alle 20:45 c'è Milan Sampdoria, forse la partita più interessante e più avvincente dovrebbe essere Napoli Fiorentina.